Siamo con Stanic, playmaker del Rieti. È stato un doppio confronto che ha visto vincere l'Acropoli, ma stasera avevate un'altra. Cioè, anche Nunzi, il tuo coach, ha detto poco fa: la partita l'abbiamo persa all'andata, è lì che abbiamo complicato un poco la qualificazione. Sì, purtroppo sì. Oggi volevamo vincere per noi, volevamo almeno portare una vittoria a casa. Sapevamo che era difficile ribaltare 15 punti perché loro sono una squadra che gioca un'ottima pallacanestro in attacco e quindi venire a vincere qua ad Agropoli era molto difficile. Però volevamo dimostrarci a noi stessi che siamo vivi perché sinceramente la partita della scorsa settimana ci ha lasciato un po' spenti e questa è l'impressione che avevamo dato, un po' una squadra senza cuore, che sono state le critiche che avevamo ricevuto, quindi volevamo avere un altro atteggiamento e quindi oggi lo abbiamo fatto, peccato perché credo che potevamo fare un po' di più, non abbiamo avuto un po' di fortuna in attacco quando dovevamo concretizzare un po' le buone difese che abbiamo fatto e loro giustamente ti fanno pagare gli errori che commetti in attacco. Comunque si è vista una gran partita di basket, anche se c'è stato un momento in cui sul 59 a 60 non segnavate né voi né l'Agropoli, però si è visto un gran spettacolo di basket con un pubblico, soprattutto anche una partita molto corretta. Sì, devo dire che il pubblico si è comportato correttamente e questo va fatto i complimenti anche ai loro giocatori. Sono state due partite combattute con lo spirito giusto della pallacanestro, dello sport e questo mi fa molto piacere a me giocare perché non hanno inciso neanche l'arbitraggio. Si può dire sì, un fallo in più, un fallo in meno, però sono cose che alla fine Agropoli è stata bravissima a vincere su due partite, ha vinto tutte e due, quindi niente da dire. Ora vi tufferete sul campionato e tenterete la scalata al primo posto. Sì, credo che siamo un po' lontani dal primo posto, quindi non dobbiamo pensare a mettere la testa sul primo posto in sé. Credo che dobbiamo continuare a migliorare, che migliorare per i playoff, perché sappiamo che quest'anno i playoff sono dalla semifinale in finale al meglio dei 5. E quindi sono playoff lunghi che abbiamo bisogno di un organico completo e massimo in salute. E quindi credo che dobbiamo focalizzare su queste cose qua. Romano prima scherzando nell'intervista ha detto rincontreremo Rieti alle finali nazionali per andare in Ci Serie metto la firma, ci metto la firma. No, credo che abbiamo un cammino un po' lungo, tutti e due, perché playoff è un'altra cosa. È un altro campionato. Sì, è un altro campionato dove giochi ogni 2 giorni, dove le partite si preparano molto meglio, dove c'hai la testa solo lì, non c'hai la testa nel campionato né nella Coppa Italia. Quindi è un altro campionato e io ci metto la firma. Ci metti la firma, io ti faccio i complimenti perché sei un gran giocatore, hai fatto una gran partita e ti auguro in bocca al lupo per il proseguo. Crepi al lupo e io personalmente non sono contento, accetto i complimenti, mi fa molto piacere, però non sono contento oggi della mia prestazione perché ho buttato via 2 o 3 palloni Ma ci importantissimi. sta in una partita. Sì, ci sta, però sono errori che mi fanno crescere, quindi li prendo così e andiamo avanti. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.